Associazione Scarlatti è addirittura commossa della calorosa accoglienza che ha avuto a Sanremo. Questo è il nostro quarto dei cinque concerti previsti, sono stati tutti onorati da un pubblico molto competente, molto attento, e quindi siamo particolarmente felici, e quindi dobbiamo certamente ringraziare il pubblico di Sorrento, l'associazione degli armonici intarsi, che questi ragazzi che ci hanno promosso questa bellissima iniziativa. Dobbiamo ringraziare la Fondazione Fodel, che tanto fa per i giovani musicisti e che ha prodotto un bellissimo disco che praticamente riproduce quasi integralmente questo concerto ed è quindi anche disponibile per essere acquistato. E poi dobbiamo certamente ringraziare la famiglia Fiorentino, la signora Fiorentino, Fiorentino, che gentilmente ci ha messo a disposizione queste bellissime sale e ci ha accolto con grande calore, grande simpatia. Signora Fiorentino, balista, la signora Amaya Fernández Pozuelo, che ha proprio un approccio molto diverso della musica spagnola, molto anche, diciamo, festoso, vorrei dire, e tutti quanti lo apprezzerete. Vi ringrazio e vi auguro buon ascolto. Ricordo anche il prossimo concerto domenica nella cattedrale, si produrrà il nostro direttore artistico, Claudio Dolce, col suo complesso, si chiama San Fabio Barocco di Napoli. Grazie. Oralmente. Manca completamente il supporto scritto e le fonti più dirette
e non vicine sono tutte tutelate sicuramente dal XIX secolo. Però una cosa si è certa, che il flamenco nasce nel sud della Spagna, in quella regione che noi oggi conosciamo come Andalusia. Non ha paternità, non ha una data certa, ma è il frutto di un lungo processo di sedimentazione e di sintesi di diverse culture musicali che si sono susseguite nel corso dei secoli nel sud della Spagna. Questo immenso e ricchissimo patrimonio musicale vede l'influenza della cultura fenicia, greca, romana, bizantina, mozarabica, giudaica, araba, zigana e perfino subsahariana. Tutto questo processo non sarebbe stato possibile senza il contributo fondamentale di una popolazione, i gitani. Chi sono? Da dove vengono? Pare che la sua origine risalga addirittura all'India e fosse un gruppo appartenente a una casta inferiore che per ragioni non tanto chiare e difficile da ricostruire è una popolazione che si vede obbligata ad abbandonare la terra di origine ed è in continuo esso. Nel XV secolo approdano in Europa, si stabiliscono in diversi paesi, fra cui la Spagna, ma saranno solo coloro che si stabiliranno nel sud della Spagna a coltivare il flamenco. Il gitano non inventa il flamenco, è una popolazione che ha una straordinaria facoltà di assorbire e di rielaborare la cultura musicale del luogo, ed è quello che avviene in Andalusia. L'elemento andaluso diventa gitano, quello gitano diventa andaluso, a un punto tale che i due termini si fondono e si confondono. Infatti c'è chi afferma che finché il gitano non inizia a cantare per bulerias o per soia, non si può parlare strettamente di flamenco. Domenico Scarlatti è il primo compositore ad introdurre elementi popolari nelle sue composizioni, non in tutte, solo in una parte di esse, e oggi scopriremo questi elementi. Andiamo ad ascoltare i primi due brani del programma, la sonata K1 di Domenico Scarlatti e la sonata numero 84 di Padre Antonio Soler. Padre Antonio Soler era un monaco di origine catalana, che a un certo punto della sua vita si trasferisce al monastero di San Lorenzo dell'Escorial a Madrid. Ed è qui che incontra Domenico Scarlatti e diventa un suo allievo. Infatti le sue composizioni per tastiera risentono molto dell'influenza scarlattiana e di quel gusto per il popolare, a un punto tale che all'epoca gli valsero il soprannome di El Diablo vestido de fraile, cioè il diavolo vestito da monaco. Buonasera.